Ok, questa non sarà una delle mie solite intro cringe. Questa volta voglio essere chiaro fin da subito. Voglio 40.000 like per questo video, dato che questa sarà la challenge più epica che avrò mai affrontato fino ad oggi. Buongiorno Ninja da Tavola e benvenuti in un nuovo video! No, aspettate un secondo. Questa atmosfera non mi piace. Buongiorno Ninja da Tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Adesso ci siamo, questa è l'atmosfera che stavo cercando. Venerdì 13 dicembre, le 10:10 del mattino. Prima di cominciare volevo augurarvi un caloroso buon Natale a tutti voi e a tutti i vostri cari. Spero che passerete queste festività natalizie in relax, con un sacco di divertimento e perché no con qualche dono. Detto ciò, finalmente è arrivato il periodo natalizio, ovvero il periodo più atteso da parte del sottoscritto. E non tanto per gli auspici che vi ho descritto in precedenza, ma semplicemente per il fatto che per me Natale significa cibo. Tanto cibo. Infatti, lo scorso Natale mi sono dato la pazza gioia andando ad affrontare una 30.000 calories challenge, dove mi sono fissato 30 ore per provare appunto a portare a termine questa impresa. Ma a distanza di un anno, molte cose sono cambiate. In primis la capienza del mio stomaco ed ovviamente il mio appetito. Quindi mi stavo chiedendo, perché questo Natale non provare ad alzare ancora un po' l'asticella e vedere se riuscirò mai a distruggere il PR calorico che ho fissato appunto lo scorso anno? In questo ultimo anno ho maturato abbastanza esperienza per poterlo fare. Ovviamente risponderemo a queste domande andando ad affrontare una nuova 40.000 calories challenge. Se esco io da questo Natale, questa volta devono per forza farmi una statua. Ad ogni modo, fissiamo un po' di regole per questa challenge, giusto per avere un quadro più completo della sfida che andrò ad affrontare oggi. Regola numero 1: 40 ore per portare a termine questa 40.000 calories challenge, il che vuol dire che avrò meno di 2 giorni per provare appunto andare ad ingerire 40.000 calorie. Regola numero 2: questa volta, a differenza dei miei vecchi cheat day, andrò a contare le calorie dei liquidi. Perché su via Ninja da Tavola è Natale e bisogna festeggiare questo giorno di festività con un po' di birrette, che ne dite? Regola numero 3: massimo 4 round per provare a portare a termine questa challenge, il che vuol dire che avrò a disposizione 4 pasti giganti per provare appunto ad ingerire 40.000 calorie. E regola numero 4, se non la più importante, dovrò indossare questo vestito di Babbo Natale per tutta la durata della challenge, a patto nel momento in cui andrò a fare cardio. La vedo dura provare a pedalare o andare a correre con questa vestaglia indosso, ma non vi preoccupate perché vi prometto che vi porterà un allenamento in palestra nei panni di Babbo Natale. Devo pur sempre tenere alto il mio livello di ignoranza. E infine, anche se ignorante, non sono di certo un sconsiderato, poiché ho preparato questa challenge al meglio. Negli ultimi 10 giorni mi sono allenato per più di 2 ore in sala pesi, avendo una media di 25.000 passi giornalieri, dove ho bruciato ben 3.500 calorie al giorno e dove ho integrato con solide 1.500 calorie giornaliere, avendo così un deficit calorico di ben 1.000 calorie al giorno. La ciliegina sulla torta? Nella giornata di ieri ho mantenuto i miei soliti allenamenti, ma questa volta digiunando, incrementando ancora di più la grandezza del deficit calorico che ho creato in questi 10 giorni. Sono quasi 36 ore che non mangio, mi sento svenire e non vedo l'ora di andare ad attentare la prima caloria. Quindi come sempre, prima di farlo, dopo mesi e mesi, finalmente è tornato l'ora della solita prassi, appunto pre-cheat day, ovvero il check del fisico! Siete onesti, mi mancava un po' questo momento. In ogni caso, via la mia cintura e via la mia giacca. Ninja da Tavola, io sono pronto! E check del peso! Per correttezza vi mostro l'ora, è sempre venerdì 13 dicembre. È il peso iniziale prima di questa mia 40.000 calories challenge. Non vedo l'ora di andare a scoprire quanto peso accumulerò dopo aver ingerito tutte queste calorie. Bene, penso di aver detto tutto quello che dovevo dire. Ho una fame bestia, non vedo l'ora di andare ad attentare la prima caloria, quindi lasciatemi solo allestire il terreno da battaglia, dove ci vedremo con il primo grande pasto di questo epico nuovo cheat day. Thank you.
Ed eccomi qua, finalmente, dopo 10 giorni di lunga attesa, pronto per andare a distruggere il primo pasto di questa 40.000 calories challenge. Ninja da tavola, che ne dite? Vi piace il nuovo allestimento per le mie prossime food challenge, Tom? L'atmosfera scenografica è molto migliore, no? Ad ogni modo, via la mia barba. Mi aveva stancato, preferisco la mia naturale, mi fa sentire più giovane. Sto morendo dalla fame, sono davvero eccitato per questa gigante colazione, quindi iniziamo immediatamente ad andarvi ad elencare i prodotti di questo primo pasto. Qui di fronte a me, già a tavola, ho veramente un sacco di calorie, ho veramente un sacco di zuccheri, ho veramente un sacco di croissant e bomboloni, super ripieni. Ovviamente ringrazio la pasticceria Al Pozzetto per avermi sfornato giusto qualche minuto fa queste fantastiche creazioni con le loro mani. Grazie mille ragazzi, e noi ovviamente ci vediamo il prossimo carnevale con una bella frittelle challenge. Ma la combo di ringraziamenti non è certo finita qui, perché sappiate che le creme che sono state utilizzate per guarnire queste fantastiche creazioni mi sono state inviate da Maria, la quale mi ha spedito gentilmente questo chilogrammo di burro di pistacchio crunchy, un ninja sconosciuto il quale ha voluto restare anonimo, ma lo ringrazio comunque per avermi mandato un chilogrammo di peanut butter skippy crunchy, e poi ringrazio me stesso per aver comprato la Nutella. Ovviamente volevo giusto informarvi che la pasticceria Pozzetto ha usato 250 grammi cada una di queste creme per andare ad imbottire queste bombe a mano. Siete dei pazzi. Poi mi sento in dovere di ringraziare Tiziana, la quale mi ha spedito questi Choco Grave Roulette. Sono un super fan dei cereali, ma non avevo mai visto appunto la roulette. E questi Oreo Bananas che ho provato nella mia prima 20.000 calories challenge, sono veramente cioccolatosi. E questi Oreo Choco Brownie. Grazie mille Tiziana, anche perché sai benissimo che gli Oreo sono i miei biscotti preferiti. Ovviamente quando si parla di campo internazionale. Ed infine concludiamo questo grande pasto con 4 pancakes che ho acquistato da me stesso e queste crespelle al prosciutto e mozzarella, giusto per dare un po' di sale a tutti questi zuccheri. Nel caso ho la mia panna alta digeribilità perché ci tengo alla mia digestione, naturalmente in una colazione che si rispetti non può di certo mancare il latte. Questa volta non è scremato, ma è comunque alta digeribilità. Sapete, devo alzare i grassi in questa challenge. So refreshing! E prima di fiondarmi ad addentare la prima caloria, come sempre tassativo, ed eccomi pronto per andare ad affrontare il primo pasto di questa 40.000 calories challenge. Auguratemi buona fortuna, anche se penso di non averne bisogno, perché sappiate che ho una fame veramente assurda. E non vedo l'ora di andare ad addentare appunto la prima caloria. Come sempre, ho condiviso anche questo mio pasto in Instagram. Quindi Ninja Tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VG Thomas 1987. Come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja, fatelo. È mezzogiorno e 15 minuti. Secondo i miei piani ho a disposizione fino alle 4 di domenica mattina, più o meno, per andare a distruggere appunto questa challenge. Ma in ogni caso faccio partire il mio cronometro, giusto per essere più sicuro. Massimo 40 ore per provare a portare a termine questa 40.000 calories challenge. Quindi ninja a tavola, 3, 2, 1, timer partito. Ci siamo finalmente. Io partirei con un bel croissant al pistacchio. Eccolo qua, ninja a tavola. Primo morso di questa 40.000 calories challenge. Oh wow, amazing! Porca miseria, che soddisfazione dopo 10 giorni di dieta. E guardate quanta crema di pistacchio c'è all'interno. Paradiso all'improvviso. Comunque andiamo con questo croissant alla Nutella. E guardate che focus eccellente, molto sorridente. Adoro la Nutella. Tempo di andare con il croissant ripieno al burro d'arachide. E questa è una mano dal cielo, perché conoscete il mio amore insano per il burro d'arachide. Oh wow, questo burro d'arachide è amazing! Madonna che buono! Team Crunchy tutta la vita. Spettacolari. Vabbè, andiamo con questi bomboloni un po' troppo ripieni di crema di pistacchio. Guardate che roba ninja da tavola. Siete un po' invidiosi? Scommetto di sì. OMG. Guardate che spettacolo. Tempo per il bombolone alla Nutella. E vediamo all'interno perché sono proprio più. Un quintale appunto di Nutella. Che ve lo dico a fare che sono in paradiso.
Ed infine andiamo con il bombolone al burro d'arachidi. Eccolo qua, che già tavola. Porca miseria, quanta crema avete messo a pasticceria al buffetto? La miseria. Io direi finalmente di andare a provare questi pancakes, che ovviamente guarnirò con un sacco di pane. Se non è food porn questo, ninja. E andiamo con questo pancake ripieno di panna. Tanta roba. A modo di tacos. Con la panna scende tutto meglio. Ovviamente questo era un consiglio per le donne. Vai con l'ultima pancake. Che spettacolo. Comunque, buoni propositi per il 2020. Curare l'igiene. Ho 32 anni. Devo iniziare ad essere un po' più maturo. Comunque, proseguiamo con questi Oreo Choco Brownie Ninja Attack. Perché questi pacchettini monouso che mi fanno solo perdere tempo? Comunque ne abbiamo esattamente 16. Fantastici. Che miseria, devo riuscire a salvare un po' di latte, ho solo un litro e devo mangiare i cereali. L'ultimo Oreo. Beh, dato che ci siamo, proseguiamo con gli Oreo. E questi sono molto, ma molto più cioccolatosi. Questi sono veramente calorifici. Pardon me! Comunque qui siamo in zona cardio. Se volessi potrei togliermi il vestito di Babbo Natale. Ed eccolo qua, ninja tavola. L'ho morto, così vi faccio vedere all'interno. Come potete vedere, c'è un semplice Oreo, appunto ricoperto da un quintale di cioccolato. Molto, molto buono. Vorrei dire che mi piacciono di più degli altri. Quali sono i vostri Oreo preferiti? Commentate nei commenti qui sotto, fatemi sapere. Con tutto onestà, i miei erano quelli e peanut butter, ma dopo aver provato questi hanno preso la vetta. Tanta, tanta roba. Tanta, tanta cioccolata. L'ultimo Oreo o Oreo, decidete voi come chiamarli. E siamo a metà dell'impresa. Ovviamente sto parlando del primo pasto. Ritorniamo con i nostri bei croissant super ripieni. E andiamo con quello e la crema di pistacchio. Questo è ancora più ripieno. Proseguiamo con il burro d'arachidi. Guardate che roba. Sto andando a corto di latte. E ho pure la bocca impastata. Nutella. Scusate se continua a fare il focus, ma volevo proprio farvi vedere quanta crema c'è all'interno. Porca miseria, 250 grammi cada uno, sono 750 grammi, maledetti. Ritorniamo sui bomboloni, anzi, ritorniamo sulle pompe a mano, questo nome suona molto meglio. Comunque preferisco i bomboloni. Parlo di. Comunque volevo farvi notare all'interno i pezzi di arachidi. Questo è veramente, ma veramente crunchy. Ed è veramente, veramente buono. Uno dei migliori burro d'arachidi che mai provato. Veramente sono bombe a mano. Stanno già mandando in carbocoma. Porca miseria. E questo pistacchio senza parole. No, che roba. Porca miseria, non ho più latte.
Però con questi bene di cereali. Andiamo con l'ultimo bombolone. Mi avete ammazzato pasticceria al cozzetto. Ultimo morso. Sono stati veramente, veramente tosti. Temo per andare con queste crespelle prosciutto e mozzarella, giusto per spezzare un po' il gusto di dolce. Non è che sono diventate fredde. Ci voleva, molto buone. Con il latte, non molto amazing. Mi sono dimenticato la mia Coca-Cola. Giusto per farvi vedere anche l'interno. Che miseria, sto sporcando tutto il vestito. Devo tenerlo per altre 39 ore. Su, via. L'ultimo pezzettino. Ci voleva un po' di salato, mi ha fatto ritornare la voglia di dolce. A proposito di dolce, andiamo a chiudere questo primo pasto con questi Choco Crema, appunto, Choco Roulette. Salviamo il po' di latte che mi era restato e finiamo il poco che mi è rimasto. Adesso via, dovrebbe bastare. Cucchiaio e taste test di questi Choco Crema, Choco Roulette. Niente di che. Perdonami Tiziana, voto 6. E se è chiaro, sono un amante di cereali, quindi il mio voto è molto importante. Strano, non avevo perso nessuna caloria fino ad ora. Comunque non mi piace proprio la consistenza che hanno all'esterno. Non so se voi li avete mai provati, ma fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi piacciono. Ne avete dei gusti strani. E quando sono inzuppati è ancora peggio. Beh, perlomeno sono pieni di vitamine del gruppo B e ferro, buona cosa, no? L'ultima scucchiaiata. Primo pasto. You suck! Non so giocare a pallacanestro. Dicevo, primo pasto andato. Ci ho impiegato esattamente 1 ora e 3 minuti. Che miseria. Anche se devo dire che era veramente, veramente abbondante. E veramente, veramente calorifico. Quindi sono stato anche fin troppo veloce. Ad ogni modo, sono le ore 13:20 del pomeriggio. Adesso pulisco tutti i danni che ho fatto sul mio terreno da battaglia e sotto il mio terreno da battaglia. Perché vi posso assicurare, ci sono già le formiche che camminano. Poi un'oretta di penichella, perché mi sa che sono entrato in carb coma. Troppi zuccheri in questo primo pasto. E poi cardio. Devo farmi tornare l'appetito per il secondo grande pasto che andrò ad effettuare questa sera. 1 hour later. Sinceramente ho riposato solo per 20 minuti, ma vi posso garantire che mi sono bastati. Mi sento veramente meglio. Ho 3 brutte notizie per voi. La prima è che mi sono sporcato completamente il vestito di Babbo Natale di Nutella. La seconda è che ho strappato letteralmente i pantaloni di Babbo Natale. La terza è che è fuori diluvia, quindi sono costretto a chiudermi in questa sala, sedermi su una maledetta bici da spinning e bruciare più calorie possibili. Insegniamo a Babbo Natale come si fa a rimettersi in forma dopo una bella buffata natalizia. Cosa? Pensavo di essere stato chiaro fin da subito. Le regole non comprendevano che dovevo fare cardio vestito da Babbo Natale, giusto? Sento ancora l'odore di Nutella. O forse crema di pistacchio. No, mi sbagliavo. Questo è sicuramente burro di arachidi. Ad ogni modo chiudo qui questa piccola sessione di spinning, dove in un'ora di allenamento ho bruciato 600 misere calorie. Ora vado a fare 1 oretta di tapis roulant, tanto per bruciare ancora un po' di calorie. E noi ci vediamo a casa con il secondo pasto di questa 40.000 calories challenge.
Ed eccoci pronti con il secondo pasto di questa 40.000 calories challenge. Quando sono tornato da palestra mi sono fatto una bella doccia e mi sono appisolato per altre 2 ore. Devo ammettere che la colazione di questa mattina mi ha dato veramente un pugno in testa, ma ora mi sono ripreso. Ad ogni modo, andiamo a presentare gli elementi che compongono appunto il secondo pasto di questa calorifica challenge. Partiamo con questi tortellini in brodo con prosciutto e mozzarella, 250 grammi, a cui andrò a unire 100 grammi di grana padano per rendere ancora più buoni. Poi abbiamo questa pizza gigante ai 4 formaggi e largo, guardate che spettacolo, e qui devo ringraziare la pizzeria Focus di Gran Torto per avermela preparata e per avermela regalata, quindi grazie mille signori miei di questo dono salato. E con cosa si sposa la pizza? Ovviamente con la birra, e qui ringrazio il mio amico Dimitri per avermi spedito questo set di birra artigianale. Grazie mille amico mio, sai che adoro la birra, in fondo sono pur sempre veneto, no? E dopo la parte salata ovviamente ci sarà la parte dolce, e qui vado a ringraziare la mia amica Cinzia, che è anche un'abbonata al canale, grazie mille Cinzia per avermi spedito questo set di Tobleroni e non vedo l'ora di andarle a gustare. Ed infine ringrazio Manuel, il titolare della pasticceria Nellis che si trova sotto Marina, per avermi donato questo babà da 400 grammi. Grazie mille Manuel, e ci tenevo ad informarti che finalmente sono riuscito a digerire il tuo panettone Rises da 3 kg. Nel caso la birra iniziasse a farmi diventare ubriaco, andrò a dissetarmi con la solita Pepsi Twist al gusto limone, ovviamente non è zero calorie. So refreshing! Mamma mia, sei refreshing! E prima di cominciare, come sempre, tassativo, ed eccomi pronto per andare ad affrontare il secondo pasto di questa 40.000 calories challenge. Che dire, per ora sono ancora vivo, anche se sinceramente il primo pasto di questa mattina mi ha mandato al tappeto. Ma mi sono ripreso e sono pronto per andare ad affrontare questa pizza. Come sempre, ho condiviso anche questo mio pasto in Instagram. Quindi Ninja Tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VGThomas1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo. Fatelo! Prima di ricevere un sacco di offese, vado a mettere questo gelato in congelatore, così lo troverò congelato appunto nel momento in cui andrò a mangiarlo e non scongelato. E vado a selezionare un paio di birre, perché non voglio di certo berle tutte e 4. Allora, io andrei con questa birra artigianale con lupoli pregiati, eccola qui, e con questa birra rossa non pastorizzata. Tranquilli, queste le conservo per domani. Sono le 10.40 di sera e non capisco perché il mio timer si è azzerato, comunque abbiamo tempo fino alle 4 di domenica mattina. E inizia la tavola, cominciamo con questi tortellini in brodo, ovviamente rafforzati da 100 grammi di parmigiano reggiano. Porca miseria! You suck! Ho già fatto il disastro! Mannaggia a me! E che questa 40.000 calories challenge continui. Super formaggiosi! Forse ho esagerato con il formaggio, anche perché la pizza di dopo è una 4 formaggi. Porca miseria! Ho pur sempre bisogno di grassi per rafforzare questa challenge, no? Che miseria che siete! Ho dimenticato i buoni propositi per il 2020, torno subito. Mannaggia a me! Devo essere più pulito. Pardon me, colpa della Pepsi. Praticamente questi non sapevano da tortellini in brodo, ma precisamente da tortellini in formaggio grana. Andate. Oh my gosh, maledetti formaggi. Ad ogni modo, andiamo a contrastare il salato con un po' di dolce, e quindi andare con questo Toblerone. Porca miseria, l'ho bagnato di brodo. Questo è gusto chocolate with honey and almond nuggets. Sono esattamente 100 grammi. Guardate che spettacolo. Taste test! Oh wow! Amazing! Adoro il cioccolato bianco. Andiamo con un altro Toblerone, questa volta il gusto Raisins and Honey and Almond Nuggets. Ed ovviamente inzuppato di brodo. Molto buono anche questo. Prima andiamo di birra. Qua è quella rossa non pastorizzata. Non male, anzi davvero buona. Birra e cioccolato, non un'ottima combinazione. Inizia a fare un caldo assurdo qui dentro. Ultimo pezzettino.
Sto sudando, porca miseria. Proseguiamo con questa pizza. Sappiate che questa pizza pesa più di un chilo. Anzi, 1,1 kg per la precisione. Ho bisogno del mio fedele da stereo. Dove è andato? Eccolo qui! Guardate che bestia di pizza. Porca miseria, è grande come il mio viso. Taste test. Wow. Amazing! Quanto mi piace saltare dal dolce al salato. Che caldo. Che miseria. Pardon me. Solo una fetta mi ha rubato ben 5 minuti per essere mangiata. Andiamo alla seconda ninja. Vago la terza fetta. Forse devo stare più leggero in questo posto. Ne avevo dura questa notte. Andrò di sicuro in detenzione idrica. Follow me. Ultimo pezzo. Vai ninja. Ne volete un morso? Ve lo offrirei volentieri. Sono in carbocoma. Non vedo l'ora di andare a nanna. Andata. Ultimo pezzo. Solo questa pizza era una challenge in sé. Torniamo con questo, il gusto honey and almond nuggets and salted caramelized e naturalmente brodo. Che disastro che ho fatto. Eccolo qua, ninja. Comunque buono. Andiamo con la birra e i lupoli. Questo è ancora più buono. Andiamo con l'ultimo Toblerone, gusto chocolate, white honey and almond nuggets, stavolta dark. Mi sono accorto solo nell'ultimo che c'era l'apertura semplificata, lol. Non tanto semplificata per la spagnola. Questo è fondente, non sono un tipo fondente. Comunque non è male. Anche se migliore è stato quello bianco. Sto andando in carbocoma di nuovo. Non sono bestiali. Che miseria. Sto guardando quel papà e all'interno c'è un sacco di rum. Mi sa che questa sera andrò a letto ubriaco. Ad ogni modo, facciamo felice Manuel e speriamo che il tuo papà non mi dia una mazzata come il panettone a 3 kg. Qui si apre. Non lo so aprire. Giusto, abbiamo un problema. Che miseria. Mamma mia, che odore del rum. La vedo dura, la vedo dura. Datemi un secondo, mi prendo un piattino. Prego, mi va. Maledetto, come faccio? Manuel, questa sarà un'altra mazzata. Taste test. Oh, amici, qui la vedo dura. Ci metterò una vita a mangiarle. Buono, ma Dio mio, quanto rum. Forse è troppo dolce questa parte. Per fortuna la birra, che mi cambia sapore appunto. Oh, my gosh, sono a pezzi. La vedo dura a dormire questa notte. Anche se sinceramente l'alcol dovrebbe darmi una mano. Oh mamma mia. Anzi, oh papà. Sono a pezzi, sono veramente provato. Speriamo che la notte mi dia consiglio. Non so come, ma è andato. E questa birra è andata. Mi manca il gelato. E andiamo con questo grom a gusto nocciola. Diciamo che la consistenza è perfetta. Taste test. Ormai non ho più papille gustative. Comunque sembra buono. Potete vedere i pezzi di nocciola all'interno? Eh sì, c'è poco da fare. Il gelato grom è uno dei migliori gelati che ci sia. E sinceramente non ha neanche tante calorie. Ed è un male per questa challenge. Porca miseria. Sto esplodendo.
Devo farmi ancora una bella doccia prima di andare a nanna. Che miseria. Sono veramente a pezzi. La vedo dura domani, la vedo dura. L'ultima cucchiaiata. E anche questo pasto è andato. Merry Christmas! Oh, 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 oh. Sono le 11 e 45 minuti, sono passate poco meno di 12 ore, sono già a metà challenge, non a livello tempistica ma a livello calorie, ma devo dire che sono veramente ma veramente pieno e speriamo che le rotte mi faccia digerire un po', altrimenti la vedo dura per domani. In ogni caso, prima di andare a nanna, devo sistemare il disastro che ho fatto sul mio terreno da battaglia e questo mi porterà via più di un'ora di tempo, ma la cosa positiva sarà che almeno mi farò un po' digerire perché ho veramente lo stomaco pieno. Ninja da tavola, mi metto a lavoro, nel frattempo vi do la buonanotte e noi ci vediamo domani mattina, semmai sarò ancora vivo. The next morning. Sono le 8 e mezza del mattino di sabato 14 dicembre. Che nottata, Ninja, veramente travagliata. Ah, il mio stomaco. Faccio la condizione fino ad ora. Anche se sinceramente ieri sera ero molto 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 più gonfio. Questa mattina mi sono un po' sgonfiato. Scusate, la natura sta facendo il suo corso. Programmi della giornata. La prima mezz'ora la spenderò sul mio trono, questo è certo. Poi oggi finalmente fuori c'è il sole, anche se ci sono solo 3 gradi. Quindi non posso andare a correre in bicicletta, ma andrò a correre a piedi, anche se sarà un po' duro con questo incremento del peso. Non mi sono ancora pesato questa mattina. Beh, non lo voglio fare. Voglio scoprire il peso che andrò ad accumulare dopo questa 40.000 calories challenge, se mai riuscirò a portarla a termine, ovviamente. Comunque ora lasciatemi un po' di privacy, grazie. One eternity later. Molto molto meglio. Comunque, caffettino. Considerando che ora sono le 9 del mattino, ho ancora 19 ore per provare a portare a termine questa challenge. Considerando che sono pieno come un uovo, o meglio, ero pieno come un uovo, ho il 50% di possibilità di riuscirci. Ad ogni modo, finisco il mio caffettino, vado a fare il mio cardio e noi ci vediamo più tardi con i miei aminoacidi essenziali. Gusto cola! 0 calorie. Porca miseria. So refreshing, madonna che sete. In ogni caso, cardio andato. E in un'ora di corsa sono riuscito a fare 12 km 64, passo 4,45. Non male considerando la zavorra che mi sto portando dietro. In ogni caso, per il prossimo pasto mi serve qualcosa che non sia super zuccheroso come la colazione di ieri mattina, altrimenti cadrei in carb coma e non riuscirei mai a portare a termine questa impresa. Vediamo un po', cosa potrebbe fare al caso mio? Ce l'ho. Burger King. Qual è il miglior posto se non il fast food per aumentare l'incremento calorico giornaliero? Andiamo ad ordinare un po' di cibo perché dopo la doccetta e un'altra sessione di trono direi che mi è tornato l'appetito. Buongiorno. Buongiorno, salve, buon Natale. Grazie anche a te, dimmi. Mi fai per favore un Bacon King 3.0 King Sauce? Poi? Un Bronx Chicken. Una porzione di chicken fries? Da 6 o da 9? Da 9 ovviamente. Una porzione di chicken wings? Da 4 o da 8? Da 8 ovviamente. Poi mi fai una porzione di onion rings? 12, 16, 8. Facciamo una metà via? 12, ok, poi? Patatine? XL ovviamente, sì. Poi una porzione di nuggets? Da 6, 9, 20. Fammela da 9. Un waffle caldo? Kit Kat, cioccolato, fragola o caramello? Caramello. Gelato o panna? Gelato. Poi mi fai un brownie caldo? Gelato o panna? Gelato. Poi? Due shake, uno all'Oreo e uno, sì, al Kit Kat. Una Fanta? Grande. Grande. Una Coca? Sempre grande. Non zero calorie, per favore. Che salse, sì, hai? Okay. Rimango agrodolce, piccante, barbecue, senape e miele, ketchup e maionese. Mi dai un paio di barbecue e un paio di agrodolce. Qualcos'altro? Dovrebbe andare bene. Ok, 51,70 euro secondo sportello, grazie. What, what, what? C'è qualche sconto per Babbo Natale? Purtroppo no, mi dispiace. Va bene, grazie lo stesso. A te. 51 euro. Miseria. Sto ordine mi è costato un po' caro. Ciao. Ciao. 51,70. Pensavo di prendere uno sconto venendo vestito da Babbo Natale, invece no. Non lo so, però se sei un carabiniere. Nella prossima vita magari. Sì, anche a me. Intanto i freddi, sai. Grazie, gentilissima, sai. Buona serata, buone feste. Ciao anche a te, ciao, ciao, grazie. Babbo Natale ha fatto il carico di regali e noi ci vediamo a casa sul nostro terreno da battaglia con il terzo pasto di questa 40.000 calories challenge.
Ed eccomi qua ancora una volta sul mio terreno da battaglia con il terzo pasto di questo enorme cheat day. Questa volta ho optato per il Burger King per il semplice fatto che ho bisogno di un pasto che abbia poco volume ma tante calorie. Fino ad ora ne ho ingerite poco meno di 20.000 e non manca molto alla scadenza di questa challenge. Non vorrei mai trovarmi con il quarto pasto di questa sera a dover ingurgitare più di 5 kg di cibo. Non ce la farei mai. In ogni caso ho speso ben 51 euro per questo menù, signori e signori. Anzi, 53 euro perché mi sono fermato a comprare anche questi Nutella Biscuits. Mi avete chiesto un sacco di portarli nei miei cheat day ed ecco vi accontentati. Un bel regalo di Natale, no? Ho le mie cannucce per le mie due bibite, che ovviamente non sono zero calorie. Ho preso una Fanta e una Coca-Cola. So refreshing! Era da un pezzo che non bevo la Fanta, mi mancava. E prima di cominciare, come sempre, tassativo, ed eccomi pronto per andare ad affrontare il terzo pasto di questa 40.000 calories challenge. Che dire, dopo la corsetta di questa mattina l'appetito mi è tornato, più o meno. Quindi ho deciso di fare tappa al Burger King, dove ho speso ben 51 euro. Come sempre, ho condiviso anche questo mio pasto in Instagram. Quindi Ninja da Tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VGThomas 1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo Ninja, fatelo. Sono le ore meno 20 alle 13 e partiamo con questo Bacon King 3.0 King Sauce. Triplo strato. Auguratemi buona fortuna. Amazing! Ci voleva un po' di fast food in questa challenge. In ogni caso, giusto per un'informazione, sappiate che questo panino contiene ben 1500 calorie. Assurdo. Fanta. Ultimo bocconcino. Easy per ora. Andiamo con queste alette di pollo a cui unirò la mia salsa preferita, ovvero la BBQ sauce. Eccole qua in già a tavola. Ne volete un pezzo? No? Ieri sera non mi avete aiutato con la maledetta pizza da un chilo. Spazzolate. Prossimo, beh, andiamo con gli anelli di cipolla, no? Questa volta il mio contenitore per le cartacce. Ma una cosa che mi piace fare con gli anelli di cipolla, e qui mi odierete, è inzupparli nel milkshake. Dovete provare assolutamente questa combinazione. Il dolce e salato è la migliore che ci sia. Wow! Amazing! Amazing! Porca miseria, che buoni! Perso un anello di cipolla. Che spettacolo, Ninja Tavola. L'ultimo. Poco volume e tante calorie. Semplice fast food. Parlo bene. E le alette sono andate. Tranquilli, faccio la differenziata, sia chiaro. Andiamo con un po' di nuggets, signori miei. E voi avete visto la 100 McNuggets Challenge e la 150 New Rings Challenge? Beh, se non l'avete fatto, andate a vederle entrambe perché meritano. Comunque, proseguiamo con le BBQ. Andiamo di agrodolce. Porca miseria. Ogni volta c'ho sto problema a aprire queste maledette salse. Eccola qua, ninja. Guardate che spettacolo. Si stavano accoppiando. Sinceramente preferisco l'agro dolce della McDonald's. Questo forse è troppo agro. Ovviamente andremo a disturbare anche i nuggets. Guardate che spettacolo! Anche i nuggets vi consiglio con il milkshake. Quanto adoro il dolce salato. Vai con il shake al Kit Kat. Davvero rinfrescante ci voleva. Forse un po' troppo rinfrescante. Mi ha letteralmente congelato il cervello. Andiamo con le patate, porca miseria.
E voi siete team patata? Domanda stupida, team patata tutta la vita. Inzuppato della BBQ, molto meglio. Fanta andata. Mi manca il mio Coca-Cola Zero. Non riesco a capire perché, ma preferisco il gusto di quest'ultima. Forse perché è meno gasata. Boh, mistero. Tempo per il Bronx Chicken. Questo non l'ho mai assaggiato, è una novità. 9 su 10. Non male, non male veramente. L'ultimo pezzettino. Andiamo con i chicken fries. Abbiamo 2, 4, 6, 8, 9. Che ovviamente li userò con una mia salsa agrodolce. Colpa di Coca-Cola. Eccoli qua. Molto speziati. L'ultimo. Dovrei avere anche i tovaglioli. E voi che buoni propositi avete per il 2020? Il mio proposito è essere un po' più decente a tavola. Vediamo se ci riuscirò. Proseguiamo con questo brownie caldo e gelato. Non è neanche tanto sciolto, strano. Cucchiaio, ho appena parlato per i buoni propositi, sto già facendo un macello. Molto buono. Cara miseria, ho perso calorie solo per fare questo focus. Comodo però avere il cestino portato di mano. Mi sa che risparmierò un sacco di tempo finito questo pasto a pulire, appunto. Comunque andiamo con il waffle al caramello e gelato, signori. Spettacolare. Forchette col taglio. Le waffle sono così zuccherone. Andata. Mamma che disastro. Già meglio. E non ci resta altro che il nostro milkshake all'Oreo e questi biscotti Nutella biscuits. E ora proprio un problema io con l'apertura delle scatole. Eccoli qua in già tavola. Ovviamente li ho già assaggiati. Nutellosi. Volevo farvi vedere l'interno. Che bella Nutella, spettacolari. Combinazione Oreo Nutella. Che miseria. Ho miscuglio assurdo nello stomaco ora. Forse dovevo evitare di prendere anche il Nutella biscuit. Che miseria. Oh, il mio stomaco si è rigonfiato. L'ultimo Nutella biscuits. E anche la colla andata. Oreo shake. È ghiacciato. E anche il terzo pasto è andato. Merry Christmas! Oh, 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 oh. Sono le 13:30. A differenza degli altri due pasti, questo è stato spazzolato in soli 45 minuti. Ah, giusto, era fast food. Simpatico. Ad ogni modo, pulisco il terreno da battaglia, ma questa volta solo il terreno da battaglia, perché il pavimento è completamente pulito. Potrei mangiare per terra ora come ora. È solo che sono un attimo pieno. E noi ci vediamo in palestra per un po' di allenamento.
later. Ok, rapido allenamento ovviamente con il 60% del carico, forse anche il 50%, perché penso possa bastare dato la condizione. Iniziamo. Il problema più grande sarà chiudere la cintura. Oh. 90 kg come fossero 160 con la zavorra che mi sto portando dietro. Allora, il mio massimale di panca piana è 110 kg. Oggi spingerò con un 5x5 con 70 kg e vi posso garantire che sarà come fare un massimale di 150 kg. A morire. Massimale sullo stacco, 200 kg. Oggi 5x5 con 130 kg. Dovrebbe bastare avanzare. Da infarto. Dato che mi sento super energico, ho deciso di chiudere questo allenamento con un po' di dips. Ovviamente sono sarcastico. Posso assicurare che quando ingerite un gran quantitativo di calorie come il sottoscritto, avrete esattamente l'effetto opposto. Vi sentirete delle zombie. Quindi non replicate le mie challenge. Non fatelo, ninja. Non fatelo. Ad ogni modo, ora sono le 5:30. Ho ancora un sacco di tempo per provare a chiudere questa 40.000 calories challenge. Anche se sinceramente sono veramente, veramente pieno. Ho lo stomaco che sta esplodendo. Andrò a farmi una bella camminata, sperando di aumentare il mio appetito, ma soprattutto sperando di favorire la digestione. 2 hours later. E anche la camminata è andata. Ho perso il conto delle volte che mi sono seduto sul trono oggi. Ad ogni modo, è molto importante andare a camminare dopo una buffata. Vi posso assicurare che favorisce la digestione. Nessuno è una prova umana. Finisco di fare anche questa sessione di forza. Poi mi riposerò un po', dato che sono le 8. Ho ancora un sacco di tempo per portare a termine questa challenge. E noi Ninja Tavola ci vediamo più tardi sul mio terreno da battaglia per andare ad affrontare l'ultimo pasto di questa 40.000 calories challenge. Eccoci giunti al momento della verità. Riuscirò a distruggere questa 40.000 calories challenge? Non vi nascondo che ora non ho per niente appetito. Il mio unico pensiero è finire il prima possibile e andare a letto perché sono distrutto. Ad ogni modo, andiamo a presentare gli alimenti che compongono questa ultima buffata natalizia. Partiamo con il classico pasticcio della mia mamma Amazing. In realtà in italiano si chiamerebbe lasagna, ma noi veneto lo chiamiamo pasticcio. Abbiamo esattamente 1 chilogrammo di lasagne, signori miei. Come seconda portata abbiamo il classico cotecchino su un letto di lenticchie, esattamente 400 grammi di lenticchie e 300 grammi di cotecchino. E perché è Natale, ho le mie 2 birrette da finire che mi sono state spedite sempre dal mio amico Dimitri, che ringrazio nuovamente. Come ringrazio nuovamente il mio amico Manuel, il titolare della pasticceria Nellis, per avermi dato questo chilogrammo di panettone al cioccolato. Ok Manuel, ho capito che vuoi vedermi morto. Accompagnato dalla solita panna alta digeribilità, in modo tale da farlo scendere meglio, e mezzo litro di latte, ovviamente sempre alta digeribilità. Prima di provare a stabilire questo mio nuovo PR calorico, come sempre tassativo, ingentatelo ed eccomi pronto per andare ad affrontare il quarto e ultimo pasto di questa 40.000 calories challenge. Qui è veramente tosta, signori miei. Non so se riuscirò a portare a termine questa impresa, ma comunque vada, per me sarà un successo. Come sempre, ho condiviso anche questo mio pasto in Instagram. Quindi Ninja Tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VG Thomas 1987, come potete leggere qui sopra. E fatelo, Ninja. Fatelo. Forchetta, coltello, cucchiaio. Stappiamo le mie birre. Zone refreshing! È quasi l'una di notte, armiamoci di appetito e partiamo con questo pasticcio della mia mamma Amazing. Primo morso di questo quarto pasto. Wow! Amazing! La mamma è sempre la mamma. Poi la mia mammina ci fa sempre un bel inforzo con prosciutto e sottilitta, giusto per renderlo un po' più calorifico. Grazie mamma, ne avevo bisogno. Adoro la birra. Più che altro non vedo l'ora di terminare questa challenge per cambiare i vestiti. Mamma mia, puzzo come una capra. Anzi, puzzo come una renna.
Mamma mia! Mamma mia! Colpa della birra Sambuco! Ultimo morso. Lasagna andata. Andiamo per il cotechino con le lenticchie. Un classico. E qui le donne saranno obiettivamente felici in questo momento. Non tanto i maschietti, ma face test. Ti impatava tutta la vita. Comunque buono. Anche le lenticchie, molto molto buone. Come avessi bisogno di fibre oggi, porca miseria. Mamma mia che siete qua. Davvero tanta. Colpa del Burger King. Troppo sale. Troppo sale. Questa è andata. Questa invece è una birra chiara, non pastorizzata. Porca miseria. Neanche il secondo è andato. Ah no. Ho brutti ricordi in testa in questo momento. Manu, mi vuoi vedere morto anche questo giro? Eccolo qua, Ninja Tavola. L'alimento finale che compone questa 40.000 calorie. Un chilogrammo di panettone grassato alla cioccolata. Non so neanche da dove cominciare. Ok. Primo morso di questo chilogrammo di panettone. Amazing! Dio, se è buono. È veramente soffice, si scioglie in bocca. Meno male. Chissà che non userò il latte. Ho già troppo miscuglio nel mio stomaco. Non voglio aggiungerne altro. Era un pezzo che non mi sentivo grissato. Non l'avrei mai detto, ma comincio ad odiare il Natale. Ad ogni modo trovo che la combinazione birra e panettone sia veramente eccellente. E voi con cosa accompagnate il panettone? Commentatemi sotto, sono proprio curioso. Che miseria. Sto andando già in carbocoma, sono passati poco meno di 25 minuti. Adesso sul serio ve ne offrirei un pezzo, Ninja. Adesso sul serio ve ne offrirei un pezzo. Buonissimo comunque, Manuel. Non è di certo una porzione per una persona. Vabbè, dai. Concediamoci un po' di panna. Tanto per andarsi a sporcare un po' la barba. Arrivo. Ok, posso andare. Molto buono. Certo che non è elegante mangiare il panettone, porca miseria, a strappi. Io non sono mai stato elegante in vita mia, però ho dei buoni propositi per il 2020. Inizio ad essere veramente, ma veramente provato. Bello, ecco, voi state sbavando dietro lo schermo. E non chiedetemi le 50.000 calorie challenge, penso proprio che me lo portano. Troppo dura. Non l'avrei mai detto, ma inizio a odiare il dolce. Ah, lo stomaco. Sono full. Sono al punto che vuole fermarmi. Oh, e anche senza glutine. Bombiamo. Ah, non finisce più. Di sicuro per un bel pezzo basta il cioccolato. Sono stremato. Ok, penso di aver pulito per bene. Mi resta solo questa pallina. Sta venendo sul cotechino. Ho detto io che sono del tipo patata. E questa è andata.
E con l'ultimo pezzettino di panettone dichiaro conclusa questa 40.000 calories challenge. Non chiedetemi di andare oltre perché penso proprio che non ci riuscirei. Merry Christmas! Sono a pezzi. Sono meno 10 alle 2 e sono riuscito ad ingerire 40.000 calorie in 38 ore spaccate. Scusate, l'effetto delle fibre delle lenticchie. Ad ogni modo, adesso mi metto a pulire il solito disastro che ho combinato. Poi mi sa proprio che andrò a fare un'altra seduta nel mio trono, perché vi posso garantire che mi scappa di nuovo la cacca. Docente rilassante, un paio di tisane, giusto per ridurre il gonfiore di questo stomaco, e poi me ne vado a nanna. Ninja alla tavola, io vi do la buonanotte e noi ci vediamo domani mattina con il check del fisico, ma soprattutto con il check del peso. Notte ninja! Buongiorno ninja alla tavola. Domenica 15 dicembre, le 10:15 del mattino. Il giorno dopo la mia 40.000 calories challenge. In genere il giorno dopo i match day mi sento abbastanza ricaricato. Oggi non è così. Oggi mi sento veramente distrutto. Penso sia stata la nottata peggiore della mia vita. Mi sarò svegliato 256 volte con l'attacco cardiaco. E questa mattina ho pure il reflusso acido, cosa che non succedeva dalle scuole elementari. Ad ogni modo, check del fisico! Via la mia cintura e finalmente via la mia giacca una volta per tutte. Direi che adesso assomiglio più a Babbo Natale che a Thomas Angry, che ne dite? Ma la cosa che più mi interessa è il... CEP DEL PESO! Come al solito per correttezza vi mostro l'ora, sempre domenica 15 dicembre. Prima di cominciare questa 40.000 calories challenge pesavo 65.3 se non sbaglio. Quindi dovrei aver raggiunto la bellezza di 9 kg. Assurdo. Ma non preoccupatevi, perché la maggior parte di essi sono liquidi e tanta cacca, più o meno. C'è anche grasso questa volta, che ovviamente smaltirò nell'arco della settimana con la dieta e con un sacco di attività fisica. Ninja alla tavola, spero che vi sia piaciuta questa 40.000 calories challenge. Come sempre vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram. Mi trovate con il nome VGTomas 1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja, fatelo ninja alla tavola. È arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima appunto con un nuovo video, e nel frattempo stay fit e stay hungry.